Sì, devo dire che questa valle mi piace molto. Prendi l'aria, ad esempio. Ti fa girare la testa. Non ho mai sentito un'aria così in vita mia. Scommetto che se restiamo qui una settimana, non solo durerà, ma farà ricrescere i piedi al colonnello. Questo percorso è pieno di scossoni. Le rotaie sono tutte piegate. I binari sembrano decisi a slittare giù. Spero che riescano a reggere il nostro peso. Chiamiamo l'Aurora per avvisarli di prendere l'altra strada. Rispondete, Aurora! Qui squadra di ricognizione! Mi ricevete? Passo! Qui, Aurora. Mi sento forte e chiaro. Vai. Signore, questi binari non reggeranno l'Aurora. Prendete la strada principale, passo! Possibile. I nostri compagni hanno preso il tuo amico, ma è evidente che non siete dei banditi. Ti aiuterò, ma non devi fare stupidaggini. Ora devo andare. Non farti vedere e andrà tutto bene. Thank you.
territorio della Fratellanza della Rossa. Servito! Continuiamo a cercare di tutto.
Solo. D'accordo. Tagliamo la corda e portiamolo all'accampamento insieme al primo. Ehi, aspetta un attimo. Voi pionieri ne avete già uno e questo l'abbiamo preso noi. Era nel nostro territorio. La rete è mia, perciò vaffanculo. Allora perché avete piazzato la trappola sul nostro territorio? E poi avete già lo zaino di un intruso. Per prenderlo mi sono immerso. Tu ti sei tirato indietro. Ho tirato indietro io? Voi siete pirati, avete più barche. E lui affronterà il tribunale della foresta. Siete tutti dei vigliacchi. È un intruso, un nemico. Sei forse un bandito? Cosa diceva il maestro? Diceva che dobbiamo essere diversi, non te lo ricordi? Non è che ti starai montando la testa? Il maestro diceva che prima di tutto dobbiamo difenderci, tutto il resto è venuto dopo. Hai dimenticato cosa facevano gli intrusi qui? Anche lui è uno di loro, perciò deve morire, altrimenti ne porterà qui altri. Basti! Aspetta al tribunale della foresta. Decidere se dobbiamo ucciderlo. Quindi, sei fuggito, bastardo. Bisogna saperci davvero fare per scappare dal padrone della foresta. Vuol dire che sei pericoloso. Merda. Zaino del cazzo. Ho voluto troppo. Beh, sparami. Oppure sparisci. Io devo prepararmi. Per l'esame finale. Io qui mi spiego, lo potrei ancora vivo. Secondo te? Il padrone l'ha conciato per le tasse. Il padrone avrà preso anche gli ugini. Se c'è andato all'appartamento, non c'è andato più. Ci è voluto bene. E allora? Dobbiamo almeno recuperare i nostri. Ci sarebbero dei vigliacchi se non lo facessi. Già, diamoci da fare allora. Ma dimmi una cosa. Voi come avete fatto a non vedere il padrone? Sa muoversi in silenzio. E noi eravamo distratti. L'altro intruso è finito nella trappola e Eugene si è entusiasmato e ha iniziato a chiedere tutto il bottino. O almeno chi si va. Un altro intruso? Strano che Olga non abbia detto niente e che non sia neanche venuta con noi. Allora, lui dov'è? È ancora qui da qualche parte quando l'ha preso il padrone. Maggior ragione, meglio sbrigarsi.
nodo o si scioglierà. Ehi, io vengo a insegnarti come fare le cose. No, perciò tu non impicciarti degli affari. Volevo solo aiutare. Così si scioglierà di sicuro. Mi hai già aiutato una volta e sei fortunato ad avere ancora quel braccio. Beh, ho fatto uno sbaglio. Adesso devo restare qui per il resto della mia vita. Prendere quelle specialità è stato solo tempo perso. Certo che no. Sorvegliare quel pensiero è un compito importante. Non è venuto solo un caso di prenderai la parola per prima. È la parola del maestro. Cosa devo finire con questo? Il consiglio si è rimesso a fare un po' di più. Sappi per che pezzo. Per quanto tempo ancora pensi di nasconderti? Vieni fuori! Non sei stanco di fare il vigliacco? Tra un attimo ti avrò trovato! Usa questo breve tempo per pensare a quanto sei codardo! Uno dei nostri a terra!
di uno questi! Me l'ha fatto dire, ragazzi! Ecco, prendi uno di questi! Eccoti qua! Questo, signero! Lo straniero è la stoppa!
Eccolo là, come intruso! Prendi questo, intruso! Mi arrendo! Ma non ti aspettare che ti lecchi i piedi, se... Cavolo, sono così spaventato. Mi sembra che qualche pezzo di merda mi stia osservando le spalle.
tutto in testa la merda. Cosa ci facciamo qui? Che posto di merda. Non promette bene. Qui anche un pivello. Che posto di merda è questo? Mostri, tutto inutile. I casini non finiscono mai. Ha detto che ne ha vista una sulla sponda opposta. Perché qui? Questo posto mi dà i brividi e non c'è un profitto in vista.
Fermo, straniero! Ma guarda chi si rivede, anche se scommetto che non ricordi chi ti ha trascinato fuori dall'acqua. Comunque mi chiamo Olga. Sei tu a combattere contro il padrone della foresta? Grandioso! Da anni i nostri cacciatori si tenevano alla larga da lui. Merda. Scusa, maestro, la serratura è arrugginita. Il tuo amico Alyosha è già alla diga. Ha detto che il vostro colonnello non aspetterà, quindi non c'è molto tempo. Purtroppo non ti posso accompagnare. Alla riunione del consiglio di oggi i pirati hanno proposto di attaccare il vostro treno, ma non avrebbero dovuto farlo in mia assenza. Come sempre, mi tocca andare a sistemare le cose, ma ho qualche minuto per darti qualche consiglio. Ti serve una barca per raggiungere la diga. I pirati tengono tutte le barche all'accampamento alla palude. Non amano condividere le loro cose, ma non c'è motivo di attaccarli. Meglio evitare inutili spargimenti di sangue, quindi non farti vedere. Prendi la strada che porta alla barricata, scendi alla palude e cerca il pontile. È lì che io e Alyosha abbiamo preso la barca. Maestro, perdonami, ce ne sono un po'. Fa attenzione. Beh, straniero, abbi cura di te. E non farmi pentire di avervi aiutato. Salutami, Alyosha. Io rimango ancora un po' a vegliare sulla tomba del maestro. Oh,